Ciao Giorgio, oggi 4 gennaio. Sì. Come vedi Giorgio, io involontariamente imito Roosevelt perché faccio il discorso vicino al caminetto. Eccolo qua, il caminetto adesso Eh è spento beh, è adesso. spento, il caminetto è spento. È spento perché c'è il sole qui, quindi non lo accendo, no? Quindi, Ci solo bruciamo che qualche sega. la differenza fra me e Roosevelt è che io almeno dico cose serie e Roosevelt invece ci prendeva per il culo, no? No, Come criminale. diceva cose serie, ma false, è diverso. Ah, ma è false, false, tutto false, esattamente. Quindi vuol dire, anzi, proprio perché false non deve avere nessuna serietà. Oggi parliamo appunto di questo termine che è appunto il populismo che il sistema fa passare come un aggettivo qualificativo, diciamo in senso negativo, o meglio, è un dispregiativo. In sostanza stanno usando la stessa tecnica che hanno usato per la parola fascismo o fascista, cioè loro con questo termine cosa fanno? Fanno credere ai gonzi, che purtroppo sono la maggioranza, che fascismo significa delinquente, significa illegale, significa ingiustizia, significa insomma tutto quello che è negativo. In realtà invece, per chi sa bene le cose, non è affatto così perché casomai è all'incontrario. Perché se c'è stato un periodo in cui in Italia c'è stata legalità, rispetto della legge e soprattutto diritti per tutti, uno stato sociale comunque che stava per completarsi in modo veramente stupendo, meraviglioso, questo è stato unicamente soltanto durante il periodo fascista, mentre il dopo purtroppo si è verificato illegale, delinquenziale, mafioso e chi più ha più ne metta. Ora, siccome che qualcuno ci ascolta dice: ma voi fate apologia di fascismo? No, io faccio apologia di una minchia. Non apologia, Paolo, non lo faccio nessuna apologia. ma No, anche quella è ma non si può un'inversione. più. Infatti, non si può più pensare in questi termini e dare i bambiti. Cioè, qui bisogna dire le cose semplicemente come stanno. Almeno io, nel mio piccolo, grazie anche a te, a Pucciarelli, a Giuseppe, Professor Pantano, eccetera, noi cerchiamo soltanto di dare l'informazione, di sollecitare chi ci ascolta a verificare se ciò che diciamo corrisponde al vero. Tutto qui. L'apologia qua non c'entra un cacchio, l'apologia non c'è, non ha nessun motivo di esistere, tanto meno di pensare. Bisogna, come dire le cose come si deve. Ma In la sostanza, che parola. succede? Che il populismo che dà fastidio alla ridominante, come dà fastidio il fascismo, perché il fascismo, parliamoci chiaro, era contro l'elite dominante, che già allora c'era. Non è che, Internazionale, non è, internazionale. esattamente, esattamente, come anche il nazionalsocialismo tedesco e gli altri fascismi che nel mondo si erano diffusi dal Sud America a tutta l'Europa, persino nella Russia stalinista, in Centro Asia, c'erano dei gruppi che discutevano del fascismo, e questo ha dimostrato anche un libro uscito per il tipo della Marsiglio di Venezia negli anni metà del 90, adesso mi ricordo il nome, c'era uno storico italiano e uno russo che con documenti alla mano confermavano questo. Hai fatto vedere un libro l'altro giorno dei rapporti fra Mussolini e Stalin, di cui lo storico Franco Bandini, da me incontrato il 2 gennaio del 2004, mi disse che è lì che bisogna cercare veramente La chiave del la secondo chiave. conflitto Esattamente, mondiale. bravo, bravo. Altro che Churchill, ma questo fosse Bandini che queste cose intendeva. Pertanto, voglio dire, dobbiamo stare in guardia da quando il regime comincia a definire in modo dispregiativo il termine populista o populismo, perché è una fregatura, cioè nel senso che vogliono imporre nel subconscio dell'opinione pubblica un timore, no, che comportato in un certo modo non è legale oppure non è di moda. Invece no, è tutto l'incontrario, è tutto l'incontrario, perché i delinquenti sono loro, gli illegali sono loro, e gli sfruttatori e la giustizia è tutto da loro. Questo bisogna dirlo chiaramente in modo inequivocabile. Ciò detto, caro Giorgio, io ti lascio subito la parola, prego. Allora, prima ancora di entrare, perché io la mia intenzione è quella di leggere un bel articolo Prego. del professore Marco Tarchi, oddio, non tutto l'articolo che veramente è molto lungo, Vabbè, casomai fai un però riassunto. ma io leggo una parte dell'articolo, che la parte che ho Certo. selezionato, la parte che ho selezionato, che è la cosa più importante.
Prima però di fare questa operazione, che è importantissima in questo momento, voglio farvi vedere due cosette. Intanto oggi è reperibile in edicola una collana che si intitola così. Va bene? Bene, impara a pensare. E serve per imparare a pensare. Allora, consiglio ai nostri amici intanto di acquistare il primo volume, che costa solo 1,99 euro, dedicato a Platone, perché generalmente si parte sempre da pensatori che hanno determinato col loro pensiero una cultura, una scuola, una modalità di rapportarsi con l'universo, no? Quindi Platone è il nostro grande maestro, noi lo abbiamo sempre sostenuto, lo dichiariamo apertamente anche adesso. Noi riteniamo di provenire da quella grande cultura che si chiama ellenistica, cioè del neoplatonismo, che riassumeva in se stessa non solo il Platone della, come dire, della cultura greca vera e propria, ma anche il Platone come espressione di un movimento di idee e di pensiero che partiva dall'antica India, attraversava l'Egitto e arrivava poi alla fine ad Alessandria. Quello è il punto essenziale, vogliamo dire. Quindi questo è il primo punto che voglio far vedere, perché è bene che noi chiariamo, ci corriamo le cose, almeno noi. Perché se non ci chiariamo le cose, è inutile che continuiamo a subire le invenzioni delle parole in quella che viene chiamata sistematicamente e da molto tempo la guerra delle parole. Perché si tratta della guerra delle parole? Perché quando si inventano delle parole, lo scopo è quello di soggiogare i sottoposti. Una di queste parole fondamentali è populismo. La parola populismo fu inventata da Lenin, il quale percepiva se stesso come membro di una elite destinata a dominare il popolaccio. Tant'è vero che Lenin creò un movimento politico e instaurò questo movimento politico, che fu ampiamente previsto da un grandissimo scrittore russo, e vi invito a leggere l'opera fondamentale di Dostoevskij, intitolata in italiano O i demoni o gli ossessi, quindi ci sono due traduzioni diverse, dove lui già all'inizio del Novecento, fino all'Ottocento, prevedeva l'emergere di certe forze oscure, le quali forze oscure poi sono emerse e sono quelle che sostanzialmente comandano anche oggi nel mondo occidentale. Infatti, nel mondo occidentale. Infatti. La Russia se ne è liberata, allora anche da questo punto di vista bisogna chiarire bene le cose. Perché noi siamo favorevoli alla Russia? Perché la Russia si è liberata da quel passaggio infernale di dominio del potere economico-finanziario rappresentato dall'elite bolscevica. E come se ne è liberata? Se ne è liberata facendo perno e rilievo alla profondità dell'anima popolare. Da questo punto di vista voglio continuare a dire delle cose, perché sono cose importantissime. All'epoca, parlo degli anni 70, collaboravo con un gruppo di amici nell'elaborare un periodico che si chiamava La coscienza del cittadino. Era un periodico che usciva in 3 numeri al mese e avevamo un discreto seguito di persone, avevamo anche molti scrittori e giornalisti che ci seguivano, e devo dire che è stata una delle mie esperienze di comunicazione più importanti. All'epoca cosa notammo? E soprattutto ci scrissi tutta una serie di articoli, che mentre dalla Russia, e ovviamente di nascosto o in un modo o nell'altro, proveniva un messaggio spiritualistico, rappresentato ad esempio dei tanti contestatori in nome della religione, che poi venivano cacciati, incarcerati e tutto il resto, e uno degli esponenti più elevati di questa cultura è stato Solzhenitsyn, dal mondo occidentale
dal mondo occidentale, veicolato dalle edizioni Feltrinelli, che poi facevano inorridire Paolo Pasolini, perché Paolo Pasolini era comunista ma non bolscevico, tant'è vero che poi l'ha pagata con la vita questo suo equivoco, era inorridito nel vedere le bancherelle piene di giornali, periodici e soprattutto libri editi da Feltrinelli che stavano portando nel mondo occidentale, nell'area occidentale dell'Europa, quel messaggio di disgregazione interiore che è stato appunto quello della cosiddetta contestazione. Il bello è che poi... Giorgio, su Pasolini una cosa... Su Pasolini c'è una cosa, che non è che è morto perché comunista o bolscevico, è morto per motivi molto più... No, l'hanno fatto... Ah, beh, appunto. Lui aveva fatto l'errore nel scrivere quel famoso articolo "Io so, ma non ho le prove", allora a quel punto lì si è segnato la condanna a morte, perché tu non puoi dire io so e ho le prove e le ho nascoste dal notaio, devi dire, allora non ti ammazzano. Esattamente. Allora, volevo dire queste cose perché è riemersa la profonda anima russa, la quale si è liberata dalla sovrapposizione bolscevica ed oggi rappresenta la vera autentica alternativa al sistema occidentalista economico-finanziario. Questo andava detto. Ultima cosa, sempre a conferma di quello che stavo dicendo prima, abbiamo questa rivista, che è l'alternativa, la rivista del professor Giacinto Auriti, questo è il numero 132 dell'ottobre 1981, editore Solfanelli, voglio far vedere il dialogo definitivamente come quello è molto importante e anche questo e va ricordato il dialogo interrotto fra Chiesa Cattolica e massoneria onestamente non c'è, perché la Chiesa è piena di massoni, cardinali massoni, forse... qui è nell'81 che è stato scritto, appunto è nell'81, infatti allora, tutt'oggi il dialogo non è interrotto. Non è interrotto. È punto interrogativo, dove dicevo esattamente che è così. Ma siamo nel 1981, esatto. Io parlando ai nostri amici adesso e citando queste cose, voglio appunto far vedere sta roba. Poi, proprio nello stesso numero dell'81, c'è questo. La simbologia del dollaro, beh, tutto massonico. Eccolo qui. Ma nell'81... Siccome c'è tanta gente che lo scopre adesso, sono convinti di aver trovato un filone aurifero, capito? E di averlo trovato solo loro. Allora, noi queste cose le sappiamo almeno dal 1981. Esatto, l'anno della centesimus annus, non dimentichiamolo. L'anno in cui il tesoro ha divorziato dalla Banca d'Italia. Bravo, Cucciarelli, bravo. Questi sono Giampaolo, prima non ho interrotto, ecco. Perché come salutiamo Giampaolo che è entrato in discussione. Prego, ecco. Giorgio, vai avanti. Vedo due provole lì sopra. Cosa sono quelle due provole affumicate qua sopra? Saranno le tue. Saranno le tue. Sono quelle che ti mangi oggi, porca la miseria. A colazione le mangio io. Facciamo vedere il compendio, c'è anche qualcos'altro in onore grande io Priapo, ovviamente. Allora se tu Jean Paul non hai niente da aggiungere, io entrerei nel merito. Un attimino, entriamo nel merito del populismo, poi facciamo intervenire Gian Paolo. Esattamente. Entra il populismo, allora, per favore. Allora, per presentare questo notissimo politologo dell'Università di Firenze, che è Marco Tarchi, voglio farvi vedere anche un libro, anche questo è un libro piuttosto datato, perché Marco Tarchi è uno studioso che scrive da svariati decenni, però questo ad esempio è un'analisi della differenziazione tra partito unico e dinamica autoritaria, estremamente interessante.
qualora qualcuno volesse chiedersi in quale sistema noi stiamo vivendo oggi, perché oggi noi viviamo in un sistema di partito unico, perché qui se parla di democrazia in realtà noi viviamo nel sistema di partito unico, falsificato oltretutto, il quale partito unico ha i suoi presidenti della Repubblica, i quali nominano ad libitum quelli che vogliono loro come presidente del Consiglio. La consulta popolare non esiste, la consultazione popolare non esiste, loro si autodefiniscono rappresentanti del popolo e ovviamente, siccome la vera rappresentanza del popolo è altra e si sta muovendo, sia pure in maniera piuttosto goffa, è chiaro che loro, che si considerano un'elite, considerano tutti i movimenti popolari come se fosse un rigurgito di qualcosa di così di massificante, che è quello invece che vogliono loro. E quindi è lì che noi dobbiamo entrare nel merito, perché, come dicevo, la parola populismo inventata da Lenin viene utilizzata in tutti i modi e proprio in questi anni. Per cui se Giampaolo non ha altro da aggiungere, io entrerei proprio nel merito della definizione della parola populismo. Prego, prego Giorgio, avanti ancora. Hai qualcosa da dire Giampaolo? No, dopo che tu hai fatto la premessa, io posso intervenire dicendo quello che è mia opinione sul populismo. Va bene, allora questo è un numero della rivista Diorama, eccola qui, si vede, no? Chavez e Grillo. Questo diorama, cos'è il populismo? Soprattutto qui c'è Chavez e Grillo, poi c'è cos'è il populismo? Ecco, questo numero di diorama, che è un numero del 2013, gennaio-febbraio 2013, appunto è quasi interamente dedicato al populismo. Allora leggiamo parte di questo importante articolo, che è tra l'altro dalla penna di Marco Tarchi. Ed è intitolato Come uscire dal complesso di Cenerentola. Prediletto fino all'abuso dai commentatori giornalistici e dagli opinionisti, il concetto di populismo ha sempre faticato ad imporsi in sede scientifica. La difficoltà di definirne un'essenza e di circoscriverne il raggio di applicazione ne ha determinato, fra politologi, sociologi, filosofi e storici, un destino contraddittorio, fatto di improvvise fiammate di popolarità e lunghi periodi di oblio, intervallati da rivisitazioni critiche che inclinavano allo scetticismo. E tuttavia, mentre sulla congruenza della nozione si imbastivano discussioni accademiche apparentemente prive di sbocco, il fenomeno a cui essa rimandava riemergeva periodicamente sulla scena politica, archiviando le tentazioni di un definitivo accantonamento, al punto che negli ultimi anni del XX secolo e nel decennio successivo l'argomento ha suscitato una vasta produzione di studi. È importantissimo questo. In netta controtendenza rispetto all'affievolirsi dell'interesse per tutto ciò che ha a che vedere con le ideologie. Peraltro, che di ideologia si possa fondatamente parlare nel caso del populismo è tuttora dubbio, ed è proprio da questo punto che si può muovere per illustrare sinteticamente i risultati raggiunti dalla ricerca politologica su questo tema e coglierne qualcuno dei punti di intersezione con altri più tradizionali e sviluppati filoni di analisi, come quelli che riguardano la democrazia e l'autoritarismo. Secondo sottotitolo, ideologia, stile politico, mentalità. Il carattere poliedrico del fenomeno a cui è stata applicata l'etichetta di populismo ha sempre creato sconcerto, sia in chi si è proposto di analizzarne le manifestazioni empiriche,
si è concentrato sul tentativo di astrarre da queste ultime un'unitaria sostanza teorica. La sua ampiezza geografica, non c'è quasi paese in cui non si sia creduto di rilevarne le tracce, è cronologica, i più tendono a datarne l'avvio al tardo 800, identificandone i prototipi nel People's Party statunitense e nel Narodnikestvo russo, ma la ricerca delle radici ha spinto a considerare protopopuliste persino le rivolte contadine medievali. Ne ha fatto sottolineare molto più l'eterogeneità che le matrici comuni. Allora, questo riferimento alle rivolte contadine medievali mi ricorda il movimento dei Forconi. Non a caso il movimento dei Forconi, nato e sviluppatosi in Sicilia, è un movimento che non è riuscito a sfondare al momento, ma comunque sia è lì latente e mi ricorda i fasci siciliani. Dalla Sicilia partono spesso momenti rivoluzionari molto interessanti. Si è osservato che esso si è presentato di volta in volta in vesti diverse, esprimendosi attraverso movimenti, regimi, stili discorsivi e strategie retoriche, stati d'animo e atteggiamenti psicologici, e gli si è attribuita la capacità camaleontica di adattarsi ad un'ampia molteplicità di contesti, trasgredendo la consueta linea divisoria tra destra e sinistra. Questo è un altro elemento importantissimo che noi dobbiamo tenere presente. Il populismo travalica le divisioni tra destra e sinistra. Per dare un'idea di questa paradossale vocazione sintetica, interpretata come un sintomo di incongruenza concettuale, si è spesso richiamata la prolissa e variegata schiera dei personaggi dall'uno e dall'altro autore definiti populisti, fustigando la pretesa di impiegare in tipologie e classificazioni plausibili una parola che richiama insieme alla mente Chirac e Le Pen, Castro, Perone e Haider, Pim, Fortuyn e Chavez. Dagli inviti a ridefinire i contorni della nozione si è quindi passati ai moniti a scartarla, in quanto si è sostenuto la populismità non è che un'entità fittizia che sarebbe vano cercare di cogliere. Questa è una definizione fatta da un noto politologo. E si è qui giunti a scrivere che, essendo le definizioni solo formule felici di cui gli studenti fanno tesoro, ma che altri specialisti si affrettano a squalificare, il populismo lo si può capire senz'altro meglio alla luce confusa delle forme cumulative che ha rivestito nel tempo e nello spazio, piuttosto che attraverso una sintesi intellettuale per forza di cose semplicistiche. Il carattere oltranzista di affermazioni di questo genere è già evidente nel fatto che a proporle sono studiosi che alla ricerca di questa araba fenice hanno dedicato e continuano a dedicare una cospicua dose di energie intellettuali. Le si può dunque considerare alla stregua di provocazioni dettate dall'insoddisfazione per la tendenza dei mezzi di informazione a inflazionare l'uso di un concetto fino a deformarne il senso. Ma non bisogna prenderle alla lettera. Il populismo non si è storicamente identificato in un tipo omogeneo di regime politico, non ha presentato contenuti identici in tutti i movimenti che sono stati veicoli delle sue suggestioni e non può essere ricondotto né ad una articolata visione del mondo intesa secondo i canoni delle classiche Weltanschauung, né ad un programma politico integralmente condiviso da tutti i suoi esponenti, ma ciò non rende impossibile coglierne un'essenza unitaria. Anzi, la convinzione che esso possieda
molti degli attributi di una ideologia, ma non tutti, per dirla con Paul Taggart, può essere rovesciata di segno e utilizzata per dimostrare che il populismo ha un proprio nucleo visibile, un'anima, un cuore composto da caratteri ricorrenti nel tempo e nello spazio, che lo fanno rassomigliare a un'ideologia. Stigmate che è possibile individuare anche quando alcuni dei suoi elementi stilistici o contenutistici vengono assorbiti a fine puramente strumentali da soggetti insensibili al suo credo profondo e mescolato a prassi o programmi che gli sono nella sostanza estranei. Come è capitato a molte delle dottrine concorrenti, a partire dalla democrazia, dal liberalismo o dal socialismo, il populismo è stato oggetto di formulazioni contraddittorie e si è incarnato in tendenze discordi, il che non lo esclude dal novero delle tendenze politiche che hanno esercitato influenze significative. Questo io lo volevo leggere perché bene, mi sembra che sia una ripetizione. Allora facciamo fare un commento. Oddio, no, l'articolo è lungo svariate pagine, quindi certo, questo no, non è interessante, esaustivo, ma è importante porre i termini della questione. Certamente. Un ambito complessivo di quello che avevo presentato prima, che bisogna almeno tra di noi incominciare a pensare come pensare, imparare a pensare, che non è facile. Prego Giampaolo, un commento a quanto ha detto Giorgio. Apprezzo moltissimo quanto ha detto Giorgio, però interpreto anche sulla base di quello che ho letto scritto dal professor Tarchi di Firenze che ci possono essere benissimo due interpretazioni del populismo. Innanzitutto noi facciamo questa analisi in un'epoca in cui le ideologie classiche sono finite. Bene? Avete assistito al cambio delle denominazioni dei partiti, al battesimi delle nuove formule di programmi, perché attenzione, è il programma che è fondamentale, cioè l'agenda, come diceva un'onorevole ragazza proveniente dalla provincia di Cuneo che faceva parte di Forza, che fa parte di Forza Italia. Ma l'agenda, qual è l'agenda? Allora, ammesso e non concesso, io leggo una definizione molto sintetica, se mi permetti Giorgio, ma sono breve. Come dice il professor Tarchi, definiamo perciò il populismo come la mentalità, forma mentis, che individua il popolo come una totalità organica artificiosamente divisa da forze ostili. E fin qui ci siamo, no? Pensiamo per esempio al People Party, i cosiddetti populisti americani, e abbiamo visto poi qual è stata attraverso la famosa fabbricazione del consenso, la costruzione del consenso tipica di cui parla Noam Chomsky, no? Cioè la costruzione dell'opinione pubblica, abbiamo visto che è stato poi assorbito questo movimento dei populisti americani, che erano i famosi agricoltori, no? I quali protestavano, è stato assorbito nel Partito Democratico. Vedete? Ecco. Quindi c'è anche la posizione soggetta ad un orientamento del populismo che fa comodo ai due famosi partiti che sono i cosiddetti partiti della dinamica politica americana, no? Democratico e repubblicano, che individua il popolo come una totalità organica artificiosamente divisa da forze ostili, gli attribuisce naturali qualità etiche, ne contrappone il realismo, la laboriosità, l'integrità, all'ipocrisia, all'inefficienza e alla corruzione delle oligarchie politiche, economiche, sociali e culturali, e ne rivendica il primato come fonte di legittimazione del potere, al di sopra di ogni forma di rappresentanza e di mediazione. Bene, ma questo è tutto in nuce. Direi che non si è mai messo in pratica, un po' perché esistono i media che costruiscono l'opinione pubblica e quindi possono anche trasformare questo senso positivo, questa etica del cosiddetto populismo, che attenzione,
non deve essere confuso con la formulazione originaria nella Russia di Alessandro II, 1861, quando sapete bene poi che fine ha fatto Alessandro II, no? Accoglieva il populismo Narod Vest, adesso parola turca per me, comunque russo, il quale dice che appunto era il portavoce, questo populismo, della protesta dei contadini e dei servi della gleba. Bene? Ecco. Allora, tutto questo poi si riassume, come dice molto bene anche il professor Tarchi, possiamo isolare nel populismo, scusate se stacco da questa mia considerazione, perché fra l'altro adesso c'è anche il telefono che squilla nei momenti più critici. Allora, possiamo isolare tre elementi di questa definizione del populismo. Un'idea di popolo come comunità organica e omogenica, dotata di intrinseche qualità etiche e pratiche, considerato come unica fonte legittima di potere. Ci siamo? Sì, esattamente. Ma questo è in una cognizione un po' astratta, va bene? Passiamo al secondo punto, che sottolinea molto bene il professor Tacchi. La contrapposizione tra popolo e oligarchie moralmente corrotte e incapaci, l'ostilità verso le forme di mediazione e rappresentanza. Che cosa vuol dire tutto questo? Che il populismo... C'è un'ostilità sorda nei confronti della rappresentanza. Ecco. Comunque, esatto. Che è una premessa comunque di potenziale azione, dal mio punto di vista, rivoluzionaria in ogni caso. Beh, certo. Se tu hai allora, prima di finire le altre due righe, sì, che, col quale si esprime questo, in quale forma voi vedete, noi possiamo vedere oggi una forza populista nel panorama politico italiano attuale? Che cosa? Non certo il Movimento 5 Stelle, per quanto si arroghi il diritto di avere una qualità populista intesa in senso metafisico, o soggetto a qualsiasi interpretazione, va bene? Anche perché teniamo conto... Sono sempre rivolte che trovano delle vie intermedie e di mediazione che contraddicono sistematicamente i principi essenziali, no? Del movimento stesso. Io in questo momento sto pensando al ruolo di Giulio Cesare, ad esempio, contro l'elite economico-finanziaria del Senato rappresentata da Pompeo. Che cosa ne è uscito fuori? Da quello scontro titanico ne è uscito fuori l'impero, oltretutto. Questo quindi, è vero, ma è uscito fuori l'impero. Non è uscito fuori un governo che fosse rappresentato dal popolo, un impero. Esatto. Bene? Non solo, allora, ma è uscito fuori l'impero anche dalla rivoluzione francese, è uscito fuori l'impero. Esatto. Non solo, ma l'imperatore, vedi caso, era un giacobino. Più di così, che poi nell'attuare l'impero, si è appoggiato alla destra della classe dirigente emersa dalla rivoluzione francese, ricordiamocelo sì, bene. Sì. Per cui c'è una continuità diretta e continua tra i Revenant, che sono avvenuti dopo il 1815, e l'impero di Napoleone, perché l'impero di Napoleone proprio si è appoggiato, basta leggere i grandi scrittori, Balzac soprattutto, porca miseria, beh, non mi viene il nome, i grandi scrittori, i grandi romanzieri francesi dell'inizio dell'Ottocento, per capire che questo passaggio è stato automatico, ma all'origine c'era la rivoluzione francese. Se mi permette Giorgio, utilissimo quello che hai detto, facciamo un po' d'ordine. Allora, diciamo, io penso di non dire una castroneria quando affermo che il populismo si è immedesimato nel movimento socialista, bene? Non bestemmiate se ho detto questa cosa, perché è così, creando le varie interpretazioni del socialismo. Socialismo e populismo possono anche andare a braccetto, ma attenzione, fin dalla nascita degli ideologi del socialismo, mi riferisco a Saint-Simon, mi riferisco a Proudhon, mi riferisco anche all'anarchismo di Bakunin. Questo è stata una strumentalizzazione. Il socialista è stato proprio la forma
di dominazione di quegli istinti, che è stato proprio la negazione del Partito Socialista. Attenzione, però vorrei arrivare alla fine del discorso per non entrare in contraddizione con quanto detto prima. Allora, il populismo, così come il socialismo, sono diventati, perché sono stati trasformati, in uno strumento di dominio da parte di un potere già esistente fin dal 1750, e ti dirò che c'è stato questo potere, il potere finanziario, cioè il potere dei soldi, chiamiamolo così, senza dire altro, per farne uno strumento di controllo delle masse, non per esaltare e quindi diffondere la volontà delle masse e la volontà dei lavoratori, dei contadini, degli operai, del popolo, ecco populismo. Tanto è vero che abbiamo il primo esempio di questa trasformazione in strumento del potere, dei soldi, con i finanziamenti elargiti ai rivoluzionari bolscevichi e all'Unione Sovietica per tutta la sua esistenza. Che cosa faceva l'Unione Sovietica, il comunismo sovietico? Propugnava la lotta di classe. La lotta di classe disunisce e quindi rende più controllabili le masse, giusto? La lotta di classe, no? Esatto. Conviene Giorgio, esatto. Conviene Ubaldo, convenite? Esattamente, assolutamente sì. No. Mentre invece il populismo, inteso come dovrebbe essere dalla descrizione del professor Tarchi, propende verso l'unità, l'omogeneità e l'unicità. Dove troviamo un'altra affermazione del populismo, questa volta positivo? Lo troviamo per esempio nel fascismo, che poi si trasforma, dopo le note vicende, in socialismo vero, Repubblica Sociale Italiana. Bene? Esattamente. Ecco una vera, una vera creatura del populismo. Propone la socializzazione delle imprese. Ci siamo? Ho detto bene? Come no? Intendiamo in questa maniera... Hai detto perfetto! Intendiamo in questa maniera il populismo, adesso come adesso, purtroppo che è sempre più condizionato dal potere dei soldi, è strumentalizzato dal potere dei soldi, ammesso che questa creatura così intatta, ma un pochettino impalpabile, che viene descritta dal professor Tarchi molto bene, è evanescente, non si è mai applicata. Perché si deve per forza politicizzare. Ammazza, ma che eppure stamattina. Fai una cura. Ma quindi è un insieme che non può e non deve essere separato da conflitti interni. Vedete? Ecco l'importanza. Perché questo, i populisti poi hanno preteso un leader che li coordini e li comandi. È il caso di Mussolini, ecco il fascismo, è il caso di Hitler, ecco il nazionalsocialismo, dove c'è unità e non c'è conflitto di classe. Esatto. Siamo? In questo senso è marcata l'ostilità dei populisti nei confronti di chi propugna la lotta di classe, ma anche più in generale nei confronti del pluralismo. E il pluralismo è quello che ha afflitto il nostro paese fin dal 45 in poi, scusatemi. Esattamente. Nella formulazione di quelle che dovevano essere le spinte verso la democrazia e la libertà a imitazione del modello americano. Ma sappiate che gli americani che cosa hanno fatto? Ecco un altro controllo del populismo. È stato il merger, la fusione dei populisti nel Partito Democratico. Hanno fatto presto. E questo lo spiega benissimo Noam Chomsky, ebreo, in un libro che io ho letto in inglese che si chiama Hegemony and Survival, dove si dice come si costruisce l'opinione pubblica. Il populismo non può essere indenne da questa grande opera continuata di condizionamento e di costruzione dell'opinione pubblica che deve legittimare un potere che non è populista. Capito? Ecco, così la intendo io. Se noi vogliamo partire dall'antichità, ricordiamo il vecchio Giovenale cosa diceva, il buon Giovenale: panem et circenses. Vedete, esatto. Il primo condizionamento, il Giovenale deve stare bene il popolo con la panza piena e con lo svago, con le varie cose. Bene, oggi
che cosa possiamo trovare del populismo? Io non lo so, il populismo esiste. Io potrei definirmi populista, tu ti definisci populista, Giorgio, ma è una mera idea, cioè no, più che un'idea, come dice giustamente, è una tendenza a volere esprimere anche quella che è la volontà del popolo. Ma attenzione, anche il popolo è condizionato evidentemente da un'istruzione che non è a livello accettabile per uno che voglia intraprendere una non dico una carriera politica, ma una carriera da leader, nel senso che voglia organizzare questa società populista. Nessuno ci potrà riuscire, visto i condizionamenti ai quali siamo soggetti oggi come oggi. Ecco, non so, ho detto questo. Il popolo? Sì. Noi siamo perfettamente concordi, anche perché buona parte di quello che hai detto l'hai letto dagli scritti di Marco Tarchi, con il quale io mi trovo perfettamente in concomitanza di idee, è ovvio. Però oggi che cosa sta succedendo? Noi abbiamo una sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso. Praticamente esiste un movimento popolare tendenzialmente di ribellione. Ho letto qui questa mia piccola prefazione a questo lunghissimo articolo di Tarchi, dove alcuni hanno ravvisato anche nelle famose rivolte popolari e contadine medievali, tra cui anche le grandi guerre contadine relative allo scontro tra protestanti, anche lì ci sono elementi di ribellione molto consistenti. Allora, sono ribellioni, è evidente, in francese si potrebbe dire jacquerie, ribellioni che sono legate sempre a qualcosa di non accettato da parte delle elite che stanno al potere. È lì il discorso. Quindi oggi, siccome noi siamo contrari a questa elite, noi accettiamo positivamente anche nelle forme deformi delle manifestazioni, tipo quelle di Grillo e quant'altro, noi accettiamo queste forme perché sono le uniche che ci permettono di andare a dare una botta significativa nei confronti di chi gestisce questo potere. Un esempio, sia pure parziale, è quel famoso no che è stato dato al regime, perché era un tentativo, come questi andavano tranquilli, no? E continuavano a raccontare balle e a portare avanti un'azione di restrizione graduale di diritti popolari, e hanno mandato avanti ovviamente lo scemo di turno, perché era quello che ci doveva mettere la faccia, ce l'ha messa e ha dimostrato di essere quello che è, e volevano spingere fino al punto di avere il consenso popolare a questa opera di ulteriore, come dire, delle libertà fondamentali del popolo. Hanno avuto il no, e quindi adesso devono ridimensionare. Però è chiaro che in quel momento è stato determinante l'azione dei 5 Stelle, perché i 5 Stelle hanno preso sistematicamente posizione per il no. Ecco, e quindi noi possiamo vedere che i movimenti politici non è che devono essere chiari nell'azione delle loro agende e dei loro principi. Intanto si tratta di forze che hanno in se stesse non solo la forza di ribellarsi, ma invitare gli altri a ribellarsi. E per me è già moltissimo. Ok, esatto. Potrei aggiungere una cosa, Giorgio. Prego. Il populismo pone dei limiti a se stesso dal punto di vista della propria pratica. Li pone nella stessa impostazione che è stata data dal professore di Firenze. E questi limiti servono a rendere il populismo strumento del potere politico, cioè a politicizzare il populismo. Tanto è vero che i movimenti politici non fanno altro che dicono: io faccio il favore del popolo, per il popolo, per il bene del popolo, ma dietro le quinte fanno tutt'altro, cioè eseguono gli ordini del potere, che li ha voluti al potere. Difatti, se noi vediamo il post-referendum con la vittoria del no, grande vittoria dell'idea populista, no?
a prescindere dal fatto che poteva essere benissimo anche un voto di reazione per tutte le scombinate casini che hanno fatto nei governi precedenti, sì, no? Ma giusto. Sì, ma è stata l'azione di quelli che hanno illustrato al popolo queste cose. Ecco, ma si spacciavano, si proponevano come tutori del popolo. Pur facendo questo, si sono proposti come promotori dei favori del popolo. Vedi per esempio la crescita economica, la lotta contro la disoccupazione, l'hanno sempre detto, ma hanno fallito su tutti i punti, perché dovevano seguire il contrario, il vessillo del populismo. Tanto è vero che dopo la vittoria populista del referendum, che cosa è successo? Ti hanno riproposto l'Italicum, che è la copia esatta, più o meno, rivista e corretta, che è la copia esatta del Porcellum. Assolutamente no, eccolo qui. Dove? Guarda, assolutamente no, qui c'è un articolo. Ma hanno sotterrato Pinocchio di Firenze, ma scusatemi, ma guarda, cosa ha criticato? Contro chi si è opposto il no? Si è opposto anche implicitamente, non proprio esplicitamente, contro la disfunzione dei nostri organi costituzionali, come il Parlamento. Il Parlamento non legifera più, non fa altro che ratificare decreti legge. E questo Parlamento. Ecco. Allora, se il Parlamento non legifera, ma fa i comodi dell'esecutivo perché vuole così, dove andiamo a finire? Verso il governo autoritario. Questa è stata la prima proposizione dei populisti, votando no. Va bene, allora, attenzione. Quindi, quando ho fatto presente questo rischio, perché il rischio che stiamo correndo è evidente, no? Ma anche la stessa Corte Costituzionale, che cosa sta facendo? Guardate che ha legittimato un governo legittimo in nome del principio della continuità dello Stato. Ma che cavolo vuol dire questo? Ha legittimato un governo illegittimo. Un governo illegittimo perché eletto da un Parlamento illegittimo grazie al Porcellum, in nome di che cosa? In nome del principio di continuità dello Stato. Oh, ma vi rendete conto? Allora, guardate che se passa con questo governo Gentiloni, passa il cosiddetto, cioè l'Italicum, è l'Italicum che viene proposto. Siamo da capo a 12. E allora, vedete, ecco, i limiti... Momento, vorrei parlare perché qui è un discorso di fondo. Questo discorso di fondo lo dobbiamo appoggiare con quello che sappiamo della storia. La vittoria di Giulio Cesare nei confronti di Pompeo non ha determinato l'eliminazione del Senato. Tant'è vero che il Senato, di cui Pompeo era l'espressione più evidente, ha assassinato Giulio Cesare. Questo è un primo atto. Secondo, pigliamone a caso, la rivoluzione francese aveva portato al Parlamento forze nuove, innovative, di tutti i tipi. Beh, la rivoluzione francese ha fatto fuori Robespierre, che era a spingere all'estrema conseguenza. Ma quelli che hanno fatto fuori Robespierre non era la vecchia aristocrazia, erano proprio le persone che erano state portate al governo dalla rivoluzione stessa. Io adesso voglio farvi leggere questo, perché questo è un articolo che a me è piaciuto moltissimo, scritto da un grande giornalista, dove dice: Presidente e Premier mettono una pietra tombale sull'idea di votare con l'Italicum, che la consulta deve valutare il 24 gennaio. 24 gennaio. Prima di aprile niente nuova legge. Poi il G7 a Taormina, risultato urne nel 2018. Questi sono i tempi della politica a livello mondiale, questi sono i tempi italiana che, come sappiamo perfettamente, va molto alla lenta. Però cos'è successo? Il no ha portato ai vertici personaggi apparentemente
secondari, perché noi sappiamo esattamente chi è Gentiloni, chi rappresenta, quali forze rappresenta e da quale famiglia deriva. È venuto è il governo fotocopia del governo Renzi. No, è il governo Renzi che era una superfetazione dove dietro aveva personaggi di questo tipo che sono venuti alla luce proprio grazie al no del referendum. Non mi viene la parola giusta, poi viene la testa di porco che doveva rompere a cornate gli ultimi residui costituzionalisti, è scornato, e quindi sono venuti alla luce degli altri personaggi. Non a caso l'utilizzo della parola, anche questo, della parola il gatto e la volpe, perché il nome, la parola il gatto e la volpe, voglio ricordare che noi l'abbiamo utilizzato molte volte quando siamo andati a fare dei video proprio in un certo posto dove hanno girato il famoso film di Pinocchio, e lì c'era il posto dove avevano nascosto il gatto e la volpe, e non è un caso che noi andavamo a fare e siamo andati e ritorneremo a fare i video lì. Quindi un primo chiarimento c'è stato. Chiarimento è dato sempre dal fatto che c'è una constatazione evidente, anche per chi non lo vuole vedere, che l'età di forze alternative al sistema del partito unico, e voglio ricordare che noi viviamo oggi in un sistema di partito unico che è il catto comunismo, nato dalla fusione di due forze latenti e presenti contemporaneamente latenti nella storia del nostro paese, va bene? Quindi l'attuale PD, Partito Democratico, è catto comunismo. È possibile attuare un movimento di rivolta contro il catto comunismo nella sua espressione di servile esecutore degli ordini del potere economico-finanziari extranazionali e direi anche extraeuropei. Soprattutto extraeuropei. E quindi questo è un fatto per me determinante. I tempi della politica sono lunghissimi. C'è un altro aspetto che voglio dire: le difficoltà che incontra, e qui io credo che ci sia stato veramente una enorme lungimiranza da parte soprattutto di Grillo a proporre come sindaco di Roma una fanciulla, perché questa fanciulla l'hanno messa in croce, manco fosse quella di Orléans, determinando un moto di simpatia nei confronti del Movimento 5 Stelle. C'è moltissima gente che, visto, percepito le difficoltà in cui si sta trovando la Raggi, no? Diciamo, questi mi stanno simpatici, ho capito tutto. Queste sono operazioni importantissime. No, la Raggi, ti dico che si sta, è un po' in eroina in questo caso, perché... nel senso che a tutti contro, la vogliono far saltare, dai. Certo, l'operazione è stata ben concepita, e questi signori che hanno fatto e continuano a fare l'opposizione si sono cascati nel tranello, continuano a rompere le scatole alla Raggi, non capendo che questo determina un moto di simpatia nel popolo italiano nei confronti indirettamente del Movimento 5 Stelle. Direi di sì, in questo caso sì, perché comunque la Raggi, chi ha seguito cosa ha detto, anche per quanto riguarda i finanziamenti del Comune di Roma, sono delle cose delicate che le ha tirato fuori, in cui si evince chiaramente che... Ma ne usciranno ancora, perché come ho più volte detto, è dal 4 giugno 1944 che a Roma comanda la mafia. 4 giugno 1944. Ha ragione. Che Roma comanda la mafia. E prima ricordiamocelo bene. 6 giugno, prima del D-Day, famoso, ragazzi, lo sbarco in Normandia. Sì. Ragazzi, 5 minuti bisogna chiudere, perché sennò allora io non prendo in onda il servizio su. Allora, ci vuole qualcosa io? Sì, dillo, poi io voglio finire con un'altra cosa. Direi a chiudere entro 5 minuti. Io volevo solo sottolineare la volontà da parte del cosiddetto populismo,
con tutte le sue diciamo così divagazioni, ecco, la volontà di essere realista, cioè di pretendere effettivamente l'affermazione della volontà del popolo, esso anche popolo bue, ma la volontà del popolo che non viene mai seguita, perché perde negli ingranaggi, nei meccanismi complicati dell'economia. Noi purtroppo siamo legati all'economia, è l'economia che determina poi la politica. Attenzione, perché oggi come oggi la politica, l'economia è condizionata da un insieme di meccanismi che partono soprattutto dalle missioni monetarie. Anche meccanismi politici, ricordiamocelo bene. Sì, ma la politica è condizionata dall'economia, perché si parla sempre di crescita, ma dov'è sta crescita? Ma dove ha fatto? Quelle sono balle, sappiamo perfettamente che... Abbiamo ancora la disoccupazione giovanile al 44%, c'è gente che ma è possibile mai? Ecco. Allora, senti, abbiamo pochi minuti, vorrei concludere con un'altra cosa. Io volevo leggere, lo leggeremo un'altra volta, lo dico per chi ci sta seguendo, che ci seguirà dopo guardando su internet, una definizione, a parte sempre di questo articolo di Marco Tarchi sul populismo, intitolata "Quale popolo?", dove spiega la concezione popolare del popolo da parte delle élite culturali, non le élite di potere, le élite culturali. Oh, se resta un minuto? Sì, vai. Se resta un minuto, volevo concludere con due cose. La prima è da questo libro, che ovviamente noi leggeremo un'altra volta, e questa riguarda la nazionale di popolo, alla quale noi comunque dobbiamo fare riferimento. E l'altra cosa ancora, che è molto importante, noi stiamo qui per dire come stanno le faccende, un libro scritto da un noto scrittore che è intitolato Francesco d'Assisi, una nuova biografia di Assisi al Papa Francesco. Questo libro, che è un testo veramente importante, di cui poi ovviamente faremo al momento opportuno quello che dobbiamo dire, i nostri commenti, è l'autore, ha messo in evidenza una cosa importantissima. Io l'ho sempre sostenuto, sono contento che finalmente ci sia stato uno studioso piuttosto importante, che è il professor Luigi Borzacchini, che ha sottolineato, io ho sempre detto, ho sostenuto che la Chiesa è dietro alla secolarizzazione, all'origine della secolarizzazione c'è la logica della Chiesa cattolica, di Luigi Borzacchini illustra proprio questo passaggio fondamentale, da come dal movimento francescano nasce proprio i punti essenziali della secolarizzazione. Leggo tre o quattro righe. La scienza di Francesco è un saggio particolare e al suo modo molto affascinante. Il suo approccio all'evoluzione della scienza moderna nella storia verso le lenti del cristianesimo. Infatti il professor Luigi Borzacchini, usando approfondimenti e valide ricostruzioni, mostra i contributi della Chiesa alla scienza, come quelli portati da figure come San Francesco e i membri del suo ordine. La scienza di Francesco analizza la nascita di quel che poi sarebbe stato l'oblio del divino, figlio del cristianesimo stesso, e mostra un rapporto profondo con realtà considerate opposte. Dopodiché, considerate ovviamente falsamente opposte, e questo è un'opera che sicuramente nasce in questo enorme, grandissimo movimento di revisione che è nostro contemporaneo e di cui noi riusciamo a percepire alcuni elementi. Ma questo movimento sarà irrompente
e nei prossimi decenni chi sopravviverà avrà la possibilità di vederne i risultati. Certo. Io sono felice che ci sia questa opera di questo pensatore, tra l'altro che è accademico, che conferma quello che ho sempre sostenuto io, che la secolarizzazione è un prodotto del cattolicesimo. Dopodiché, guarda, io ho chiuso. Bene, se mi date 30 secondi, per favore. Forza. 30 secondi, dico 30. Prego. Allora, da mie ricerche svolte da parecchi anni e recentemente concluse, posso affermare senza vergogna, anche se esco dall'argomento, in parte dall'argomento, che l'uomo più onesto, il politico, il leader più onesto, più sincero e più pacifico della storia del Novecento si chiamava Adolf Hitler. Questo erano i fulmini che mi diranno: ma Pucciarelli è nazista, neonazista? No, se volete, no. Sono neonazista, ma vi proverò tutto quello che affermo, soprattutto quando vi farò sentire la dichiarazione del Führer rilasciata al Reichstag nel settembre del 1941, in cui dichiara tutte le iniziative che ha dovuto prendere scatenando l'operazione Barbarossa, guerra preventiva, perché la Russia, l'Unione Sovietica si stava apprestando ad attaccare la Germania e l'Europa, svolgendo il compito istituzionale affidatole dalla elite finanziaria americana, dai banchieri internazionali, di soggiogare l'intera Europa, cosa che è riuscito a fare poi con la seconda guerra mondiale, con la vittoria e con la costituzione dell'Unione Europea e infatti la imposizione della moneta euro. Punto. Se avete tempo nelle prossime volte che possiamo parlare anche di questo, di Ubaldo, io dirò a proposito di Hitler, e soprattutto questa dichiarazione è messa all'inizio della seconda parte del DVD Adolf Hitler, la storia mai raccontata. Ci sono delle prove indiscutibili. Ma sappiamo benissimo che non era l'intenzione di Hitler di scatenare un conflitto di quella portata, questo gli storici seri lo sanno, però due parte che lui voleva la guerra. È la seconda guerra mondiale, come la è stata da una etnia elitaria, non dico il nome. Lo sappiamo. Ma dicevo in base a chi adesso per concludere, che dobbiamo chiudere, ma bisogna metterci anche il nome di Benito Mussolini, che era quello che più temeva quel conflitto, che poi purtroppo alla fine si verificò, e lui tentò più riprese di sistemare il conflitto, addirittura dopo l'attacco alla Polonia, era previsto per il 12-15 settembre 39 un summit fra poi con Billy, cioè che era allora la Francia, la Germania e Spagna, per sistemare le cose senza andare insomma senza fare quella guerra che poi sappiamo dove ci ha portato, e la cosa è fallirlo perché gli inglesi non vollero che si facesse a proposito dico solo altre tre parole, scusami. Il 23 agosto 1939, quando si stipula il patto di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica, nello stesso giorno Stalin firma un accordo segreto con la Gran Bretagna, con il quale con la Gran Bretagna, nello stesso giorno in cui si impegna ad affiancare le forze armate inglesi contro la guerra che sarà scatenata a breve contro la Germania. Ci siamo? Esattamente. Ecco. Va bene, ragazzi, vi saluto. Grazie. Questa. Silenzio dei media europei sulla vicenda degli ufficiali NATO in Siria, ufficiali NATO, sulla cattura di ufficiali NATO, ma c'è tutta la CIA stava là quando hanno bombardato quella roccaforte lì. Infatti. E Mossad. CIA e Mossad. Esattamente.
Ragazzi, vi saluto, grazie per questo vostro bel intervento. Giorgio, quando vengo a Roma, Giorgio, quando vengo a Roma mi fai assaggiare una di quelle provole che sono buone. Eccola qua. Non c'è secondo significato. No, quelle sono provole da mangiare, guarda, sono provole da mangiare. Dillo, certe amiche tu. Sono provole della ciociaria. Va bene. Sono provole che provengono da Arcinazzo, paese sì, molto chiaro a Giorgio. Sì, sì, sì. Giorgio. Va bene. No, ciao, chiacchierare ciao. Con Giorgio e con Ubaldo mi fa sempre venire buon sangue. Ok? Ciao. Ciao Ubaldo, ciao. Grazie. Grazie a voi, ciao.